Non ho mai dipinto in modo romantico. Fin dall'inizio sono sempre stato un realista. Questa frase può essere considerata il manifesto di tutta la pittura di Piet Mondrian, pittore realista e astrattista olandese a cavallo tra 800 e 900. E questa dichiarazione di intenti dà significato alla mostra Mondrian dalla figurazione all'astrazione, al MUDEC a Milano in via Tortona 56, aperta fino al 27 marzo. Dopo una piccola parte iniziale dedicata ai ritratti, il percorso ben evidenzia il paesaggio olandese, tra i mulini e le piatte campagne, con opere ovviamente di Mondrian e di altri artisti della scuola dell'AIA. Il filo conduttore della mostra è il paesaggio. Numerosi sono i paesaggi esposti, sia nelle opere figurative, sia in quelle astratte, sia anche nella sezione del cosiddetto neoplasticismo. Poi largo alla natura, con fiori, prati, boschi e spiagge sul mare, ma spazio anche a costruzioni dell'uomo, dai canali alle fabbriche alle fattorie. Anche nei dipinti più astratti c'è un rimando al paesaggio. Gli elementi verticali e orizzontali delle campagne olandesi sono ridotti a pure linee che ne rappresentano l'essenza. La rassegna si conclude con il dovuto riferimento al periodo astratto, chiamato neoplasticismo. Qui spiccano le composizioni e i tableau con linee geometriche essenziali e con spazi rossi, gialli e blu, tra i colori base della natura che in questa fase viene astratta ma mai dimenticata.